questo splendido mezzodì qua a casa di Roberta e Beppo al ristorante Trattoria Larin. Qua, la colpa della scelta del ristorante è di Sara Dei Tosso, ovviamente. Sara, noi mentre stavi arrivando con i tuoi soliti 10 minuti no, accademici, no, accademici, dico io all'italiano, sto scherzando, è una battuta. Abbiamo sorseggiato questo ottimo prosecco, ce lo racconti? Allora, questo si chiama Colle 170 sul livello del mare, è un Conegliano Valdobbiadene, sempre prosecco superiore di OCG, millesimato 2014. Io ci tengo come sempre a sottolineare il fatto che viene fatto solamente con una collina ed è per questo che viene chiamato Colle 170 sul livello del mare, è un cru. È un cru e viene fatto con solo le uve di Carpesica che si trova appunto a 170 metri. Se dovessi dire quali sono le sue qualità principali? Allora, è molto minerale come prodotto, proprio perché le uve di Carpesica sono in un territorio piuttosto roccioso, quindi gli dà la mineralità, e viene tenuto abbastanza basso come residuo zuccherino, che è circa 6 grammi litro, e quindi in bocca risulta molto piacevole, soprattutto con aperitivi oppure abbinato a cibi, a branzini, al sale, questi tipi di prodotti qua. Ed è un millesimato 2014, tutti i miei prodotti sono canonicamente millesimati. Ragazzi, non ho niente da aggiungere, è vero, l'ho già bevuto. Passiamo poi agli antipasti di primi. Grazie intanto. Grazie. Comunicare per esistere, questo progetto della rete di Borghi Europei del Gusto che ci porta a scoprire da Cozzuolo, dalle rive di Cozzuolo fino, diciamo così, lungo il percorso del Monticano. È un, così, un percorso che gli inediti del buon e bello vivere, questo è il concetto, quindi le pievi, i centri storici, le cose nascoste, per esempio la zona delle Perdonanze dove nasce per esempio il Monticano, anche, no? O con le cascate, ci sono vari posti. Però qua la mia memoria personale di vecchio scarpinatore del gusto, no? mi ricordava da Beppo alla Rin, insomma, io ero già venuto, nel frattempo, come mi diceva Roberta, gli olivi sono cresciuti, l'entrata è molto più bella, i balconi che sono stati rigorosamente conservati hanno avuto soltanto una ritenteggiatura per dare vivacità, e poi insomma c'è Beppo che si è anche, diciamo così, meno presente di un tempo. Ma Roberta, dai, raccontaci un po' di storia del locale prima di tutto. Noi abbiamo iniziato qui negli anni 80 e siamo nati con una piccola trattoria, con una cucina tipica veneta, con i nostri piatti semplici ma tradizionali, e negli anni abbiamo cercato sempre di crescere, di migliorare, di sempre un occhio attento alla cucina, alla qualità dei prodotti, soprattutto rispettando la stagione, rispettando il territorio, raccontando quello che ci dice il nostro territorio, quello che la nostra terra ci offre. E che non è poco. Sì, esatto, esatto. Ecco, io ricordo le carni, ovviamente, perché non è possibile, quando si parla delle Rin, non fare riferimento alle carni. Nel frattempo questa cultura che voi avete, i primi sono stupendi, anche i primi, voglio dire, con le carni come vi siete comportati negli anni? Allora, noi abbiamo un sguardo molto attento alla carne, ci teniamo alla qualità, ci teniamo al prodotto, teniamo le varie costate che possono essere di scottona nazionale, che sono del territorio, passando per il Piemonte con la fassona piemontese, con la chianina toscana della Toscana, un angus irlandese. Abbiamo nell'ultimo periodo inserito una carne nuova che è il tomahawk, che è una scottona polacca, sono delle sorane, delle manzi femmine allevate allo stato brado e hanno una carne molto saporita, molto tenera. C'è sempre la curiosità di scoprire anche qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo, esattamente, oltre alla nostra carne del nostro territorio, però anche uno sguardo al di fuori. Poi i vini, un privilegio ovviamente al tessuto locale che di vini ne offre, se mi ricordo. Sì, beh, sempre comunque siamo nella piena zona del Prosecco, quindi un occhio attento al Prosecco, e poi ai vini rossi della zona. E non solo. E non solo, sì.
E poi delle varie regioni d'Italia, certo, insomma. Certo. Sì. Quindi si spazia anche nella carta dei vini, anche sì, oltre sì, il territorio locale, anche se io trovo giustissimo. Sono passati gli anni delle carte di vini trionfali, con vini che dopo alla fine se li beveva il ristoratore, no? Perché poi si è passati, no, attraverso varie fasi. Io ricordo gli amici che avevano un sacco di bottiglie, poi alla fine, cioè, bisogna tenere l'offerta che sia adatta al tipo di menù e al tipo di prodotto. Adesso si beve molto meno, però si beve molto meglio. Molto meglio. Cioè, il cliente è molto attento al vino, al buon vino. Certo, che... anche perché li avete educati bene nel frattempo i clienti. Sì, esatto. Certo. Spero di sì, ce l'abbiamo messa tutta. Poi, sì, sì, Roberto, c'è questo amore suo per le piante, per i fiori. Ogni volta che veniamo qua troviamo sempre, non è uno sbalcio, è un'osservazione giusta questa. Sì, 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 a me piace tantissimo, mi rilassa perdermi in mezzo ai fiori, preparare le composizioni per i tavoli. Fiori, le candele, sono la mia passione. Cosa, Costanzo direbbe, cosa c'è dietro l'angolo del ristorante Larinda Beppo? Quali aspettative avete? È una bella domanda. Sì, sì, di migliorare sempre comunque. Quindi mantenere intatta la passione, la curiosità, esatto, per i prodotti. Anzi, sempre di più, perché c'è tanto da scoprire. Posso definire la vostra una cucina tradizionale rivisitata con intelligenza e fantasia? Sì. È una giusta definizione, sì, sì, sì. Non è un tanto per parlare, voglio dire. No, così. No, è vero. Benissimo. Oggi ci ha portato qua l'abbinamento di piatti splendidi del ristorante con la vigna di Sara. Aspettiamo che arrivi dopo, naturalmente, sì, assaggeremo tutti quanti i vini. Adesso siamo riusciti a rubarle un po' di tempo prima che cominci il servizio, perché dopo le battaglie, quindi giustamente magari Roberta adesso è un po' più tranquilla, no? Ci ha potuto dedicare questi minuti così. Dopo allora commentiamo i piatti insieme e sentiamo anche lo chef, ovviamente, esatto, per dare il giusto spazio. Esatto. Magari li facciamo commentare da lui. Sì. Guardi, se non è troppo impegnato, scegliamo il momento in cui è libero. Va bene? Okay, va benissimo. Grazie mille. Grazie.